Dobbiamo dire che l'anno scorso abbiamo avuto un grande coraggio di iniziare a fare il Natale, quest'anno abbiamo pensato di proseguire sulla stessa strada, però non solo dando alla città un Natale che potesse essere vivibile, ma ripeto, dando soprattutto uno scopo di solidarietà che parte dai tronchi della Val di Fiemme fino ad arrivare alla tazza, il cui ricavato andrà direttamente all'oncologia pediatrica. Avete presentato anche un nuovo logo per questo Natale 2018, e ce lo può spiegare? Verrà anche esposto al di fuori dei negozi della città del Cima? Certo, verrà esposto al di fuori dei negozi, soprattutto un logo che richiama la nostra città, la ruota panoramica che ovviamente è stato il centro e il fulcro dell'anno scorso, mentre quest'anno avremo anche la pista da ghiaccio e altre attrazioni, ma anche e soprattutto il nostro meraviglioso castello di Conegliano, che da sempre ne è il simbolo, insieme a un Babbo Natale di cui un po' alla volta scopriremo il nome grazie ai nostri cittadini. Durante la conferenza stampa avete letto anche una lettera che vi è arrivata dalla comunità della Val di Fiemme. C'è per caso in futuro l'ipotesi di aprire un gemellaggio tra la città di Conegliano e quei luoghi? Ma per ora no, per ora c'è questo filo invisibile che unisce la nostra comunità a quella della Val di Fiemme e anche a tutto quello che c'è in Veneto. Non abbiamo potuto acquistare i tronchi in Veneto, li abbiamo acquistati lì, ma direi che il segnale è lo stesso. Quest'anno, come dicevamo, abbiamo cercato di, più che allargare il Natale, di unire il centro città, quindi coinvolgendo anche la gradinata degli Alpini via 20 settembre per portarlo in Piazza Cima, con la novità di quest'anno che è la pista di pattinaggio sotto le stelle. E poi abbiamo un bellissimo parco che è Parco Mozart, e quindi grazie anche all'aiuto e alla collaborazione dei commercianti della via cercheremo di animare per i più piccini il Parco Mozart, e poi allarghiamo un po' in Corte delle Rose, dove l'attrattiva che andremo a ultimare ci aiuterà nel progetto Tazza e nel progetto pediatria, virgolettata, oncologica. La tazza, diciamo che la solidarietà è il motore del Natale a Conegliano quest'anno. La tazza unita al non fare alberi di Natale, ma contribuire a quello che è stato un disastro che ha colpito le nostre montagne, e quindi cercare di portare qui i tronchi di legno giusto come simbolo un albero di Natale, che però nulla venga sradicato per non andare ancora di più a tormentare un territorio che di suo ha già subito gravi danni. Quindi i commercianti allestiranno gli esterni dei negozi con i tronchi di legno che abbiamo presentato, e la Piazza Cima ospiterà un albero di Natale, che uno dei pochi alberi che caduti ha mantenuto dei rami, perché abbiamo saputo che molti alberi di Natale, addirittura molti pini, non hanno neanche i rami, e quindi abbiamo cercato un qualcosa che sia un simbolo del Natale, ma che non metta il comune nella condizione di andare a sradicare, come diceva l'assessore Toppan, altri alberi. Poi il progetto Tazza, che è un progetto importante perché, come diceva il dottor Benazzi in conferenza stampa, i bambini sono il cuore e l'anima di tutti noi, e quando un bambino soffre soffriamo tutti, e quindi in un vecchio progetto al quale io ho partecipato, in un club del quale faccio parte, era rimasta questa voglia di continuare a far crescere la prima accoglienza della oncologia nella nostra pediatria. Il Natale di quest'anno la prova di forza e la crescita di una squadra. Siamo partiti dallo scorso anno dicendo che Conegliano in Cima, chiamata dall'amministrazione comunale, aveva avuto il coraggio di mettersi in gioco, di credere in un Natale diverso. Per la prima volta la città si è messa in gioco chiudendo una strada, pensando a una cosa grande. Quest'anno non potevamo ripetere solamente quello che era lo scorso anno, la volontà era quella di crescere, di fare qualcosa di più importante, e così stiamo facendo, non solo in termini di iniziative, perché sicuramente le iniziative saranno amplificate, sono amplificate, il territorio che coinvolge il Natale è allungato, non ci fermiamo più solo in via Carducci, ma attraversiamo la strada, saliamo nella Grenata degli Alpini, arriviamo in Piazza Cima, dove ci sarà un altro evento che porterà aggregazione, festa e calore alla città,
anche se è una pista ghiaccio, ma l'aggregazione porta calore, scalda i cuori, arriveremo a Parco Mozart e sicuramente il Natale trova una geografia diversa. Ma siamo diventati più grandi non solo perché abbiamo allargato i confini, ma soprattutto perché abbiamo voluto pensare alla solidarietà, abbiamo voluto pensare alla sensibilizzazione. Lo scorso anno il tema che univa tutti i negozi era il pinetto, l'albero di Natale addobbato fuori dai punti vendita. Quest'anno abbiamo creduto che non fosse giusto, che non fosse sensibile portare a casa dei pini tagliati, tagliare ancora dei pini per mettere fuori gli alberi, ma abbiamo pensato all'iniziativa di valorizzare i negozi utilizzando dei tronchi che provengono dalle foreste che purtroppo sono state abbattute recentemente. Quindi una tazza che verrà venduta e il ricavato sarà dato in solidarietà, altri eventi che avranno sempre un fondo solidale e i pini che non ci saranno più, ma il tronco. Quindi siamo diventati grandi, vogliamo diventare grandi. Lo scorso anno, in chiusura a Natale, ci ricordiamo, io dissi che fa molto più rumore, no, una foresta che cade di un albero che cresce, e noi vogliamo essere un albero che cresce. Quest'anno purtroppo sono cadute tante foreste, hanno fatto rumore, non potevamo rimanere indifferenti di fronte a una cosa così grande.